Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 125 nuovamente su Order of Battle Sandstorm. Riprendiamo la nostra campagna con il nostro Deutsche Afrika Korps. Siamo nel maggio del 1941, leggiamo la prefazione. Per sfruttare lo schieramento dell'Afrika Korps, diviso tra posizioni costiere e posizioni di difensive di frontiera, il corpo britannico del deserto ha lanciato una nuova offensiva in Libia. Bene, allora, la difficoltà è sempre maggiore, specializzazione non potevamo fare nulla, direi di partire. Briefing, incominciamo, di c'è sempre Kesselring, sì, c'è sempre il mitico Kesselring. Allora, l'offensiva britannica sembra essere divisa in diverse zone d'attacco. Due colonne avanzeranno verso il passo di Alfaia, una passando lungo la costa e l'altra attraverso il deserto da sud, quindi immagino che una sia questa e l'altra arriverà dove ci sono queste linee qua. Poi, una terza colonna composta da carri e fanteria motorizzata sta procedendo da ovest attraverso il deserto aperto. La sua rapida avanzata vuol dire che stanno cercando di tagliarci fuori dalla nostra posizione e tagliarci fuori dai nostri rifornimenti e dal nostro centro di comando dall'HQ nelle posizioni arretrate. I rinforzi tedeschi arriveranno, have arrived, che sono arrivati per lanciare una controffensiva all'attacco britannico, e la Luftwaffe si aspetta il suo arrivo a brevissimo. I nostri rifornimenti nell'area sono molto bassi, nonostante ciò, quindi per questo motivo ci saranno dei corti, delle carenze durante le operazioni in questa fase della battaglia. Va bene, direi di fare start the game. Abbiamo 23. Oh, vediamo subito gli abbattimenti. Hold or capture Sidi Aziz. Vedo che qua il comandante con il cappello gelato è ancora infortunato dalla missione precedente. Bene, mi piace. Sidi Aziz è quassù. Endure the British attack. We must hold. Ok, dobbiamo resistere, molto bene. Poi abbiamo Destroy Matilda Tank, più due punti di specializzazione per Italia e Germania. E prevent Solum from falling. If the British manage to capture the... Se catturano i depositi a Solum, perderemo un sostanziale quantitativo di risorse. Quindi bene, Solum dobbiamo difenderla. Allora, andiamo a fare lo schieramento. Abbiamo 8 forze italiane, 23 tedeschi, punti di comando, 0 dell'aeronautica, mi hanno detto che arriveranno. Allora, partiamo dagli italiani. 8 vuol dire che io posso fare 5 e 3. Non userei carri tedeschi, due carri tedeschi. Sì, io farei così. Allora, prenderei la Heavy Infantry. O addirittura la bersaglieri. Guerrilla. Non so se prendi i bersaglieri o la Heavy Italian Infantry. Questa costa 4, tra l'altro. Sarebbe 4 e 3, un punto che non me ne faccio nulla. Ripariamogli. Perché non me la ripara tutta? Ok. Mettiamo giù gli italiani, mettiamo giù l'artiglieria e questi due andranno a rinforzo di queste unità che abbiamo qua, sperando che sopravvivano. Questi la vedo difficile, questi non lo so, vediamo. Poi passiamo ai tedeschi, Krucchi, beh, sicuramente i due carri armati Deutsche Panzer, Deutsche Brigate, Deutsche Granate. Non penso che abbiamo i punti per comprare la scout car. Il mio prossimo acquisto sarà sicuramente una scout car, perché anche adesso mi farebbe molto comodo sapere cosa diavolo. Potrei comprarla per gli italiani. Potrei comprarla per gli italiani. Force. Purchase. Recon. Costa 55. E occupa due slot. Avrei un punto. Non lo so sinceramente. La compro e sostituisco l'artiglieria con la scout car. Italiani in testa. Abbiamo un punto, vabbè, un punto, non siamo efficienti. Wall non sei mai efficiente, no, non lo sono mai. Ingegneri che però si muovono molto lentamente o German Heavy Infantry. Prendiamo German Heavy Infantry. German Heavy Infantry li mettiamo qua, potrei mandarli quasi quasi questi due. Sarei molto tentato. E poi ovviamente prendiamo la 15 cm Uber Power. E ci avanzano due punti anche qua per i Krucchi, due punti che non spendiamo, non siamo molto efficienti nel
deployment, ma fa lo stesso. Quindi la forza meccanizzata più magari un'artiglieria, più magari una fanteria, la muoviamo in questa direzione. A sto punto là mettiamole però in questa maniera. Ops, sbagliato. Agge sbagliato, agge fumato. Ok, mettiamo l'artiglieria, Angreifen e qua la fanteria, così questi li mandiamo giù verso Solum. E direi che possiamo partire, direi che possiamo decisamente partire, vediamo le mosse. Ok, ci bombardano qua sulla strada costiera, ci attaccheranno di nuovo. Facciamo un discreto danno, buono. Matilda. Abbiamo fatto un discreto danno. Questi bersaglieri ci terrei a salvarli, ma la vedo molto difficile. Vedo molto difficile salvare queste unità. L'assalto qua è tosto. Ok, allora cerchiamo di indietreggiare il più possibile con questi. Tu puoi andare al massimo fin qua, la tua vai là dietro. Tu cerca di scappare. Potrei tentare di ferire il Matilda o scappare. Scappiamo. L'Alfaia passa, è impossibile da reggere. Allora, mandiamo la nostra scout carin per Lustration. Ok. Carri. Avanziamo solo di uno, non mi fido, vedete che ci sono bombardieri o qualcosa qua. Devo invece accelerare l'operazione. Brum brum brum, nel deserto, abbiamo mosso tutto. Tu puoi fare la nanna e stai lì a camperare. Perfetto, voi vi siete mossi, abbiamo mosso tutto, passiamo. Hanno preso il passo di Alfaia, mi sa che questi muoiono. Gli rimane uno di vita. Matilda avanti, recupera vita. Che rischio. No, fuggi amico mio. Mi sa che questi se la vedranno molto brutta. Anche questi non se la passano bene. Forse riusciamo a salvare l'anticarro. Per adesso è ancora vivo, no? Ok, usiamo rinforzi. Anche per te, tu bombardami. Ok, tu ti muovi sempre nel deserto. Proseguito verso Musaid. Allora, qua c'è... Non vedo ancora niente. E qua si sta andando verso Forte Capuzzo. Ok, proviamo andare qua con l'anticoso. Così con la fanteria. Si dirige verso Forte Capuzzo. Ok, passiamo il turno. Oh, qua ci va di culo. Bene. Questi recuperano energia. Aia, qua ci va un po' meno di culo. Peccato. Ok, qua si stanno camperando. Dai che forse me lo lasciano in pace. Un bombardiere. Wow, meno 8 abbiamo fatto lì. Ok. Ok, dai, non sta andando malaccio. Se non per il fatto che qua... Ok. Facciamoli recuperare energie. Beh, tu direi che attacchi. Tu indietreggi più possibile.
Qua bisogna stare attenti perché sono arrivati a Musaid a Forte Capuzzo. Gli infamelli. Quindi avanziamo molto piano. Ovviamente qua lo tagliamo fuori. Molto molto bene. Wow, questi sono già arrivati fino a qua giù. Poi ok, c'è gente, c'è un... per nostra sfiga c'è un anticarro qua, non siamo stati fortunati. Ok, avanziamo piano piano, pian pianino, e direi di passare. Un bombardamento non ci toglie nulla, mi fa piacere. Penso, ho visto dei rinforzi qua con punti di comando per... Dai, danneggiali un po', porca miseria. E zero qua non attacca, mi sa... Oh, non attacca, preferisce scappare. Ok. Più 3 per quello. Dobbiamo fargli recuperare l'efficienza. Matilda lì. Air support! The Luftwaffe has arrived and ready to deploy i suoi assetti, i suoi mezzi, per against the British forces. Bene, bene, bene. Allora, force, mettiamo solo aeroplani. Io comprerei proprio di netto due meravigliosi BF. Allora, uno qua. Uno qua. Tu vai in quello più esperto, perfetto. Allora, possiamo fare una cosa. Allora, tu indietreggi, tu vieni qua. Ok, stai pure fermo. Tu recuperi le forze, devi stare un po' tranquillo. Qua non so se rischiarmela. No, è andato giù. Ok, andiamo. Ok, allora qua. Dobbiamo andare assolutamente a... Ok, perfetto. Merda, non avrei dovuto portare... metterla sul camion. Voi non vi potete muovere ancora, no? Chi è che si può muovere? Lui. Vai a Catala, perfetto. Tu puoi prendere rinforzi normali. Qua abbiamo tre, praticamente due fanterie. È un anticarro, bene bene, non mi fanno tanto paura. Direi di passare ancora un turno. Ecco, quello che non volevo. Meno due bastardi. Ok. Lui si ritira, ottimo. Lui mi attaccherà qua, scontato. Male, male. Speravo facesse più danno. Ok. Qua posso inserirmi un volpone. Bene, bene. Meno uno. Bastardo, si è messo in mezzo ai miei piani. Allora, per adesso Sollum sta resistendo bene. Allora, io so che qua c'è una fanteria, però io voglio... Perfetto.
Allora, la scout car si deve ritirare. C'è l'anticarro dietro, non posso attaccare. Beh, però ci fa poco danno. Ok, li abbiamo tagliati fuori, non dovrebbero avere troppi supplies, infatti dovrebbe essere a corto, perfetto. Tu sei a rischio, ma va bene così. Chi è che si può ancora muovere? Ah, gli aerei, è vero, che pirla. Arriva la Luftwaffe! Arriva la Luftwaffe! Perfetto, direi di adesso possiamo passare perché abbiamo mosso tutto. No, tu no. No, tu no. Però non ha senso. Ha senso però portarli verso nord. E direi di passare. Ah sì, attacca, dai. Speravo facesse un po' più di danno, devo essere sincero. Ok, perdiamo l'anticarro. No, sopravvive ancora, ma lo distruggerà il Matilda sicuramente. No, vediamo. Ahimè sì. Vabbè, abbiamo perso l'anticarro, non era molto utile comunque. Ok, vediamo qua come va. Molto bene perché avevano pochissima efficienza. Recupera 2 di energia, bene. Qua non avete supplies, tanto inutile che mi attacchiate. Infatti. E anzi, mi ha reso le cose ancora più facili perché posso muovere questi. Guarda, non mi fanno paura. Perfetto, efficienza bassissima. Ok, iniziamo a prendere esperienza. Tu devi andarmi a dare un'occhiata a cosa sta succedendo qua giù, vai qua. Più 2, perfetto. Continua a scappare. Continuiamo ad attaccare l'artiglieria. Sarebbe il caso che questi non si danneggiassero così. Ok, per adesso tu stai fermo e devi recuperare un po' di efficienza. Ok, ci sono più tempo. Passiamo ancora un turno, visto che si stanno rilevando turni abbastanza rapidi. Ok, per adesso non sembrerebbe volermi attaccare. Fetente. Ha efficienza bassissimo questo e continua a morire, bene. Wow, bellissimo attacco, mi piace. Non penso che questo mi attaccherà. Non so quali siano le sue loro intenzioni, ma è andato qua. Ok, special event, a wall of 88, un muro di 88. Now che sostanziali rinforzi sono arrivati, dobbiamo marciare, dobbiamo cacciare, scusate, i britannici dal passo di Alfa e stabilire una linea di 88, di 8.8 cm, di cannoni da 8.8 cm. Per counterare, per evitare altri attacchi corazzati. Ok. Fort captured. Fort Capuzzo has surrendered to the British assault. Swift counterattack dovrebbe essere organizzato per ritirare la fortezza dal... Ok, perfetto. Quindi sono nuovi obiettivi. Hold or capture Sidi Aziz. Deploy 8,8 cm guns ad al passo di Alfaia, perfetto, distruggi sempre un Matilda tank.
Previeni Solum da cadere, dalla caduta e ricattura Forcapuzzo. Ok, Forcapuzzo posso farlo in breve tempo. Boom. Allora, se tu mi vieni a dare un'occhiata a cosa c'è qua. Allora, distruggiamo. Perfetto, questo è andato qua giù. Boom. Tu vai lì, mi distruggi quello. Ok, perfetto. Forze britanniche circondate come se non ci fosse un domani. Allora, tu ti sposti qua giù. Tu mi vieni qua. Mi fai fuori quello. Perfetto, quello è stato fatto fuori. Tu recuperi 2 di energia. Abbiamo 198 punti e 8 punti, quindi possiamo... e qua c'è un 88 mm. Bene, portiamolo a Forcapuzzo. Portiamolo subito a Forcapuzzo. Force. Abbiamo 8 punti da buttare in campo, nella mischia. Unità di riserva. Allora io direi di... Non abbiamo punti italiani, stavo già guardando di mettere in campo un altro carro armato, ma... Forze tedesche, abbiamo solo... gli ingegneri danneggiati e l'artiglieria. Tank, andiamo a vedere i carri. Tank. Per 145 mi compro quello. Potrei comprarmi un Panzer 3J. O uno Stug. O uno Stug D. Io direi di comprare anche qua una Recon. Una ricognizione, una scout che costa poco, 2 punti. Ne abbiamo poi 6. Un tank, così sono 6 punti. Anche se abbiamo poca fanteria tedesca effettiva. 135, non ci stiamo dentro di nuovo. 55 più 135, ci stiamo dentro giusti giusti. Io comprei un altro carro armato. Magari un altro 88 mm. Non lo so. Sono molto combattuto. Sono vero che fanteria adesso non abbiamo bisogno. Abbiamo da distruggere un Matilda. Compriamo il benedetto carro. Panzer 4J. Panzer 4, un altro Panzer 4F1. O un Panzer 3J. Allora, questo è migliore, nettamente migliore contro difesa, attacco contro meccanico. Questo è più forte contro, ovviamente, questo cannoncino corto. Compriamo questo, dai. Boom. Ci starebbe anche la scout car, eh. Ci starebbe... con la bandierina dietro, fiero proprio. Ci starebbe anche la scout car, però poi rimarrei senza rinforzi, preferisco... comprarla più avanti, una scout che già ce l'abbiamo ed è abbastanza forte. Io direi che per questo episodio è tutto, nel prossimo arriveremo subito a prendere Forcapuzzo se ce la facciamo. Io vi ringrazio per l'attenzione, un saluto e alla prossima, ciao ciao.